Eddie è il titolo del film scritto, diretto e interpretato da Simone Borrelli, che racconta l'impegno di un giovane medico nella realtà siriana segnata dal conflitto. La pellicola, che ha ricevuto il sostegno del premier Renzi e dell'esecutivo, è diventata film ufficiale dei diritti umani per il Consiglio d'Europa, come ci racconta Massimo Proietto. Si chiama Simone Borrelli e sin da piccolo voleva fare l'attore, un figlio di Calabria, emigrato a Bologna in cerca di fortuna e successi. Il suo primo lavoro, intitolato Eddie, scritto, diretto e interpretato da Simone, è diventato film ufficiale dei diritti umani per il 2015 del Consiglio d'Europa. Non mi complicare le cose. Ti prego, non fare l'egoista. Egoista io? Sì, il tuo egoista. Se tu devi farti gli affari tuoi, è una ragazza che non sa nemmeno che cosa significa diventare madre e ha paura per te e per tuo figlio. Tu hai il coraggio di chiamarla egoista? Sofia, laggiù ci sono centinaia di ragazze che sono già mamme, ma che devono sopportare di vedere i loro bambini morire ogni giorno, e lo sai perché? Il segretario generale di Stato e la presidenza del Consiglio dei Ministri hanno unanimemente deciso di appoggiare ufficialmente Eddie come pellicola italiana di alto rilievo culturale, sociale e artistico in ambito internazionale. Simone, chi è Eddie? Eddie è la bimba protagonista di questo film, anche se il vero protagonista è Rodrigo, un medico italiano che parte in Siria in questo ospedale da campo e incontrerà una vita non proprio facilissima, come dire. Oggi una bimba al centro d'accoglienza mi ha rincorso per darmi questo. Dice che significa il custode. Così mi custodiva. Tenera, no? Sì. Ma senti, ma se nasce femmina, ma perché non la chiamiamo Eddie? Eddie. 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 Sì. Sì, Eddie. Mi piace. Ma dice che significa il custode delle tue ricchezze. Ciao, piccolo Eddie. Tieni d'occhio la mamma. Papà torna presto. Il film, prodotto da Daria Cimino per la Zen Movie, è stato proiettato in anteprima esclusiva e mondiale alla presenza di oltre 45 capi di Stato e delegazioni dei paesi membri. Beh, insomma, il Consiglio d'Europa, Strasburgo, un posto, un'istituzione così grande, uno di quei posti che magari te lo dicono da piccolo, sai, l'Unione Europea, poi entrarci con qualcosa di tuo, a livello artistico, da artista, è una cosa, te la sogni, no? Da piccolo, poi ti succede e dici, ma insomma, è successo. Simone Borrelli ha scelto un taglio personale per un tema forte come quello dei diritti umani. Il tema dell'anno era il diritto umano contro la violenza sui minori. Io l'ho trattato in una maniera molto larga, nel senso ho trattato tantissimi temi, non solo quello della violenza contro i minori, anche di attentati terroristici, di gente insomma come che presta servizio medico come queste istituzioni, Medici Senza Frontiere, Emergency, insomma, che comunque hanno appoggiato anche questo progetto, che vanno in questi posti di frontiera molto difficili, prestano servizio umanitario e poi si ritrovano in situazioni non semplicissime. Quindi io volevo un po' raccontare questo contesto, questa difficoltà mondiale che si ha nel prestare un servizio umanitario verso della gente che soffre veramente e che non ha i riflettori puntati addosso. Per ovvi motivi il film non è stato girato in Siria, ma nella terra d'origine del regista. Le istituzioni calabresi hanno fortemente voluto che si girasse in Calabria questa cosa. Il film verrà tradotto in oltre 10 lingue. Sì, l'Università di Bologna, precisamente la facoltà di lingue e letterature moderne, che il cui direttore ha deciso subito di mettere a disposizione i suoi dottorandi nella traduzione di quest'opera. Per me insomma, è una soddisfazione grandissima. Tanta attenzione verso questo progetto ha sorpreso il regista. La cosa più bella è, al di là dell'Italia, che comunque in Italia ci lavoro da un po' adesso, tra il cinema, la TV, il teatro, la musica, tante cose, però soprattutto la cosa che non mi aspettavo è questa attenzione anche dall'estero. Nel senso, esisti, artisticamente sei questo e piaci e ti richiedono. Stanno arrivando richieste davvero da ovunque, non me l'aspettavo, dall'America, da Los Angeles, San Francisco, San Pietroburgo, San Marino, quanto Lussemburgo, la Svizzera, cioè dei posti che comunque dicono ma sanno che esisto. E questa cosa, insomma, è fantastica.